Buongiorno e benvenuti all'altra mia recensione sui prodotti della Parkside. Oggi vi vado a parlare della pistola termica digitale PHLGD2000B4 ed era presente nel volantino di mese di febbraio. Per prima cosa andiamo a vedere che cosa c'è dentro nella scatola. Libretto di istruzioni, degli accessori e la pistola. A che scopi è pensata questa pistola? Per molteplici. Allora, uno è per le guaine termolistringenti che andiamo a scaldare e si vanno a restringere, per sverniciare, per rimuovere gli adesivi, per fondere plastica e saldarla insieme, o se no anche per piegare plastica scaldandola, per scongelare tubi congelati, per smuovere dei bulloni saldati con olio e grasso, possiamo andarli a scaldare per riuscire a sbloccarli. Diciamo che può tornare utili per molti lavoretti dove abbiamo bisogno di aumentare la temperatura sul materiale che stiamo andando a utilizzare. Ora vediamo che cosa abbiamo all'interno della scatola. Abbiamo la pistola termica con il suo cavo lungo circa 1,5 metri con la presa Schuco, un ugello per accensione grill, un ugello per superfici, un ugello con spatola e un ugello riduttore. Facciamo un'illustrazione della pistola termica. Tubo soffiatore, ingresso aria sia sul lato sinistro che sul lato destro, display, interruttore on off, piedini di supporto per posizionarla in questo modo. E ora vediamo un po' di dati tecnici di questo attrezzo. La potenza assorbita del motore è di 2000 watt, la tensione nominale è di 230 volt, il peso totale incluso gli accessori è di 1,1 kg, solo la pistola è circa 1 kg. L'intervallo di temperatura va da 50 gradi fino a 650 gradi Celsius. La portata dell'aria è da 50 a 150 litri al minuto. Prima di accendere e provarla vi do qualche norma di sicurezza durante il suo utilizzo. Non va utilizzata sotto la pioggia o in zone umide. Bisogna prestare attenzione perché durante l'utilizzo si hanno superfici riscaldate con possibili ustioni alle proprie mani. Questo attrezzo può essere utilizzato anche da bambini di 8 anni o superiore, sempre sotto la supervisione di un adulto. Non va utilizzato per asciugarsi i capelli. L'apparecchio non va utilizzato a un'altitudine superiore di 2000 metri. E poi, quando lo utilizziamo, dobbiamo prestare attenzione che non ci siano sostanze combustibili, tipo benzina o altre sostanze infiammabili, perché mettendo calore ad alta temperatura abbiamo il pericolo di combustione. Non dirigere il getto d'aria verso il viso, verso gli occhi, perché si possono avere delle lesioni. Non utilizzare in caso di atmosfera esplosiva, quindi dove abbiamo fumi di benzina, solventi, cose che possono prendere fuoco, anche gas. E ultima accortezza, quando lo andiamo a utilizzare non bisogna mai mettere l'uscita dell'ugello dell'aria calda troppo vicino all'oggetto, perché sennò abbiamo il pericolo che la pistola si surriscaldi. Dopo tutta questa spatafiacca di premessa, io direi di andarla a provare ad accendere e vediamo un attimino come funziona la parte del controller digitale. Allora, per accendere è molto semplice, la mettiamo sull'1. Quando abbiamo lo schermo verde vuol dire che sta già mettendo 50 gradi di temperatura l'aria. Poi possiamo decidere il volume d'aria con questi due tastini che c'è sul simbolo della ventola, in negativo o in positivo. Se noi andiamo a agire, aumentiamo il getto, il flusso d'aria, e così lo abbassiamo. Invece con i due tastini laterali, dove c'è il simbolo del termometro, possiamo andare a aumentare la temperatura o diminuirla, e per aumentarla dobbiamo passare sul secondo tasto. Aumentare, come vedete il LED diventa rosso perché è in fase di preriscaldamento, quindi diventa verde, l'aria che usciva non era a 100 gradi, adesso sta uscendo a 100 gradi. Se noi andiamo ancora a aumentarla,
tipo lo mettiamo a 200, qui vediamo la temperatura che si sta alzando e in automatico la temperatura si sta raggiungendo i 200 gradi. Possiamo ancora aumentare il flusso dell'aria, andiamo a abbassarla. Anche nella fase di raffreddamento, come vedete, c'è il LED che è rosso finché non raggiunge la temperatura che gli abbiamo dato. Andiamo a abbassare un attimino. Proviamo a metterla al massimo e vediamo quanto tempo ci mette a arrivare. Ok, questa è la temperatura massima. Aspettiamo che la raggiunge. Ok, adesso siamo a 650 gradi di temperatura in uscita. Andiamo a abbassarla di nuovo a zero. Ok, possiamo anche spegnerla adesso. La pistola, dopo che abbiamo finito di utilizzarla, non si spegne subito il motore, continua a funzionare per raffreddare l'attrezzo. Quindi ci conviene lasciarla andare, aspettiamo che scenda la temperatura e si spegne in automatico, giusto per non avere problemi di scottature durante l'utilizzo. Conviene posizionarla in verticale con i suoi piedini e lo lasciamo, aspettiamo che si raffredda. Quando dobbiamo cambiare gli ugelli, mi raccomando che sia freddo l'ugello di fuoriuscita dell'aria, perché se ci andiamo a scottare, per metterli molto semplice, questo è un riduttore di uscita dell'aria, poi abbiamo quello per accendere il grill, come vi dicevo prima, e poi lo infiliamo nella carbonella per accenderla. Questo è per rimuovere, aiutarsi a rimuovere della vernice. E poi abbiamo quello che riduce. Diciamo che per cambiare gli ugelli è molto semplice, ci vuole proprio un secondo. Poi un'altra accortezza da fare quando utilizziamo l'attrezzo, di non andare mai a coprire le feritoie dove viene aspirata l'aria, per non provocare un surriscaldamento dell'attrezzo. Arriviamo alla conclusione di questa mia recensione sulla pistola termica digitale della Parkside. Allora, in sostanza mi sembra un bel giocattolino, mi sembra ben costruita. Allora, la struttura del corpo è in materiale plastico. L'impugnatura ha la gomma morbida ergonomica per non rischiare che scivola. Ha una buona impugnatura, è comoda, la storia che la possiamo appoggiare su un tavolo per andare a lavorare sopra, quindi ed è anche abbastanza stabile. Pensavo che cadesse, invece no. Comodi i suoi quattro accessori per cambiare l'uscita del getto d'aria. Altra cosa che ho notato, che mi è piaciuto un sacco, è la velocità con cui arriva in temperatura. Cioè, basta pochissimi secondi e se lo portiamo a 650 gradi, come avete visto nel video, arriva velocissimo. E anche nella fase di raffreddamento è abbastanza veloce. Un'altra cosa che mi piace, quando abbiamo finito di utilizzarla, che la spegniamo e non la stacchiamo dalla rete elettrica, continua ad andare per raffreddarsi, almeno così la possiamo riporre senza avere rischi che bruciamo la confezione dove la andiamo a posizionare, la sua cassetta degli attrezzi. In conclusione, io mi ripeto sempre, questi attrezzi della Parkside non sono attrezzi professionali per lavori industriali continuativi, ma sono adatti per lavori del fai da te. Quindi sicuramente se questo attrezzo lo teniamo acceso ore e ore continuative, probabilmente potrebbe cessare di funzionare. Ma non è detto, non è detto. Io l'ho comprato perché mi servirà per tirare via degli adesivi su alcune mie superfici, ma specialmente per usarle con le guaine termorestringenti. Detto questo, io concludo la mia video recensione. Spero che ti sia tornata utile, giusto per capire se acquistare questo attrezzo della Parkside o no. Io ti consiglio di acquistarlo, perché pistole professionali ad aria calda costano molto di più confronto a quelle della Parkside. Questa è costata €29,90. Quindi, se ti è piaciuta la mia video recensione, non ti resta altro che iscriviti al mio canale, lascia un bel like e lascia un bel commento di quello che ne pensi di questi attrezzi, tranne Conan il Barbaro, che so già che mi scriverà che è spazzatura, ma non importa, non importa. Quindi io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo con le mie prossime pubblicazioni. Ciao! È uno strumento un po'... ed è in volantino...
Io direi, per prima cosa, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Nella scatola, da bambini di età superiore, da bambini che abbiano 8 anni o superiori, da bambini di 8 anni o superiori, che non ci siano sostanze, che non ci siano, non va utilizzato in zone dove c'è atmosfera, non utilizzare in caso di atmosfera, la colpa del... Come sempre, io lo dico, detto questo, io come sempre vi ringrazio che continuate a seguirmi, che continuate a...